Dallas a ritmo di Christy Key con Meno male che c'è Carla Bruni, te la ricordi? Certo, ma meno male che c'è anche il nostro diseducatore cinofilo. Buongiorno. Mi si vede malissimo, sono bruttissimo. Buongiorno Claudio Insegno, arcinoto alle platee italiane per il suo talento artistico e teatrale, ma non tutti sanno che oltre ad essere uno stimato attore e regista è anche un canaro. Grande canaro, il canaro che non vengo dalle Canarie, non per questo no. Vengo dalle Canarie. Ma no, perché qualcuno mi ha detto no, me l'ha detto qualcuno veramente quest'estate. Io ho fatto anche tu sei un canaro, fa no, io vengo da Napoli, mi ha detto che questo. Carino. Io ho detto, no, ma non intendevo come modo di essere di una religione, diciamo. Neanche ecco. Canaro della Magliana, non c'entra nulla, no. Nulla. Però invece la settimana scorsa noi abbiamo parlato di cose importanti rispetto all'educazione, ciò che è possibile fare, non fare con i cani, o meglio ciò che è quello che tutti gli altri dicono che non è possibile fare, che in realtà ha un suo fondamento. Non si è capito niente di quello che hai detto, cioè come hai detto parole povere. Perché sei incliccato con devo fare, non fare, fare, sì, non fare. Claudio, tu ci conosci e ci perdoni in quanto tale. A me sì, a lui no. Però vabbè. Allora, noi abbiamo cominciato questo filo diretto con tutti gli amici che amano i propri conviventi a quattro zampe. E siamo in diretta concorrenza con Massimo Perla. Lui educa, noi diseducotia. Noi diseducotia. Vabbè, quello. Oggi mi sa che non è giornata. Ne la famo. Meno male che ci sei tu. Allora, Claudio, volevo affrontare con te una serie di passi importanti quando, per esempio, si deve portare il cane in albergo. Perché dici questo? Perché abbiamo vissuto da poco. No, sì, anche, però perché tutti gli amici che hanno i cani si pongono la domanda, quelli che poi hanno un rapporto solo, stretto con i cani. Allora è improbabile non poter portare con sé in un albergo un cane, nel senso non è di qualsiasi taglia naturalmente. Per non come ti comporti? Io con lui lo faccio salire sul letto anche se non è il mio, naturalmente. E la cosa buffa è che naturalmente devo stare attento a tutto, ma lui sale anche sul divano dell'albergo. E infatti l'altra notte, quando siamo arrivati in albergo a Bari, la prima cosa che ha fatto è saltato sul divano appena nuovo, novissimo, eccolo. Appena messo, e ha cominciato a grattare, no! Sperando di farsi una tana. Io no! L'ho sollevato di peso perché naturalmente non potevamo rischiare di andare via. No, soprattutto perché l'introduzione che alla prenotazione che avevamo fatto era: guardate, i cani non sono ammessi. E ho detto: ma perché il cane deve essere ammesso? C'era stato un piccolo problemino con prima. Dice: sono i padroni che sono assurdi, perché dicono sempre al telefono: ma il mio cane è abituato, il mio cane è educato. Dice: l'ultima volta che una persona ha detto così, hanno dovuto chiudere la stanza per una settimana per ristrutturazione. No, io comunque porto come esempio Claudio, e mi piace che, insomma, fare insieme a lui questa rubrica, perché Claudio ha un modo tutto suo di educare Bart. Noi, il protagonista di questa rubrica è Bart in quanto proprietario di Claudio. Sì, infatti quando mi incontrano per strada fanno: ecco quello che porta il cane, porta a spasso il padrone. Perché poi gli fai le domande. Tu, la cosa che mi fa impazzire, hai visto? Adesso no, adesso vuole andare lì, adesso vuole stare qui. Quando vede poi un cane, che fa Bart quando vede un altro cane? Si fionda contro l'altro cane, va verso l'altro cane, è proteso verso l'altro cane, e dicono che non bisogna portarlo direttamente, ma io invece ce lo porto subito, anzi attraverso proprio la strada, perché è giusto che si conoscano, perché non posso evitare di far conoscenza all'animale, dato che noi siamo degli animali che non si salutano neanche. Credo che sia giusto che loro invece si salutino, perché hanno la voglia di incontrarsi e salutarsi. Ah, claro, anche perché io ho 63 anni, ho 5 cani, lo sai. Ieri noi abbiamo incontrato una persona molto, molto divertente. Ieri facciamo la passeggiata con Bart, un signore, diciamo, cordiale, cortese, che ha condiviso con noi il suo amore per i cani, no, Claudio? Certo. Ci ha parlato di tutta la vita sua, quindi. Ci ha parlato di tutta la vita sua. Attaccato dal cane per parlare dalla moglie. A partire dal ginocchio, che ha fatto l'operazione al ginocchio, poi ci ha stupito, perché in quanto amante degli animali, a un certo punto dice: no, perché quando vado a caccia... Ma come a caccia? E mi metto in braccio il fucile. Il fucile.
No, ma il problema è comunque che veramente hai visto quando si sono incontrati hanno fatto conoscenza e noi abbiamo fatto conoscenza con sì. l'altro animale. Quindi, quindi mi vuoi dire che il cane è un biglietto da visita per la soluzione tutto, dell'isolamento? L'albergo, per esempio, l'albergo che non voleva tanto, poi alla fine le cameriere dopo hanno fatto: oddio, che bello, hai visto? Gli abbiamo messo la cuccia, gli abbiamo messo le ciotoline, c'avevamo due ciotoline, la cuccia bellissima di pelle, meravigliosa. Quindi vuol dire che poi alla fine sono tutti con un cuore d'oro, certo. Nel senso che poi alla fine apprezzano l'animale cosiddetto, e quindi apprezzano l'animale che hai in te, questo vuoi dire? Cioè, sì. No, sono tutti di un cuore d'oro finché il padrone non lascia della No, vorrei invece fare un salto indietro. Allora, quando è entrato Bart nella tua vita? Vai. È entrato durante una serata, diciamo, in cui stavo con Sandra Milo a mangiare in un ristorante giapponese e lui è uscito fuori dalla cucina. È scappato. E si è fiondato. Beh, il comportamento suo quello. Adesso ci ripenso. No, è scappato dalla cucina perché forse lo stavano... Perché voleva non essere cucinato. Stava diventando sushi, no? No, aveva il padre, il suo proprietario era cinese, quindi sappiamo le abitudini di alcuni cinesi, non di tutti. Quindi lui è scappato, no, è scappato perché ha sentito casino e quindi ha visto che poteva venire incontro a delle persone e lui è così, oddio scusatemi se è andata via qualcosa. Ma quindi scusa, no, tutto a posto, quindi scusami Claudio, okay. non eri il padrone originario? No. L'hai rubato? Gli era appena arrivato al ristorante. Ok. E quindi beh, ho detto così. Allora 3 kg di salmone, 2 di tonno. E tu ci guardi. 4 di Barb, 4 di Bart. No, si chiamava tipo Fido, ma che cavolo, non me lo domava chiamato. E viene da Pescara Bart. Ok. No. Da non dimenticare questa cosa. Infatti mo che andiamo a chiedi dobbiamo far vedere i proprietari. La prima notte che ha passato con te. È stata atroce, ha abbaiato per tutto il tempo, abbaiava continuamente e avevo dentro casa ancora 2 gatti che avrei dovuto far fuori, ma nel senso buono, insieme al proprietario, e quindi dovevamo andare comunque d'accordo, invece non andava d'accordo né con i gatti e neanche con me quasi. Eh sì, perché lì c'è stata una commistione, cioè animali di una precedente relazione, perché così è, pure ma sì, Federico. Certo, succede questo, succede sempre. Uno deve condividere gli animali, per esempio Federico all'inizio non voleva stare con i cani e io... Pensate alla tua condivisione Federico, cioè... No, non sono un animale, anche se a volte prendo le sembianze. Quando l'ho conosciuto ho detto, guarda, io ho 2 cani, ma io cani non li so, guarda, o prendi tutto il pacchetto o amen. Ma tu ce l'hai avuto i cani, Federico, che dici? Io ce l'avevo anche prima, poi c'è stato un momento... L'ha rimosso poi il fatto, perché poi uno non riusciamo a capire perché... Perché era piccolo. È come un po' un ex fumatore che poi diventa il più grande rompicoglioni contro quelli che fumano, sempre. No? E comunque lui ha abbaiato tutta la sera e io ho detto, ma se fai così ti cacciano via da casa, perché ma più che altro i condomini, gli altri, no? Non lui. Invece adesso, anche quando torno a casa che lui abbaia, non me ne frega niente. Bravo. Perché ha bisogno di vivere anche lui. I condomini spero che capiscano l'esigenza di un cane che deve vivere quei pochi giorni della sua vita bene, e quindi non voglio fargli passare brutti momenti mai, e quindi lo faccio anche abbaiare, ma non nel senso che abbaia e disturba il vicinato. Si diverte quando entra dentro casa per 5 minuti e poi basta. Infatti la domanda che sorge spontanea è: i tuoi rapporti con il vicinato come sono? Ottimi. Vedi? Sanno che io non posso farne a meno e quindi non voglio. Poi prima c'era uno che non erano ottimi, con cui non erano ottimi, adesso quello se n'è andato, per fortuna se n'è andato lui, non sono andato via io, e quindi tutti accettano questo tenero abbaiare del cane Bart. tenero proprio, no, innocuo, diciamo che è abbastanza innocuo. Intenso. Ma che male fa se per 5 minuti ti svegli e senti abbaiare un cane? Ma voglio guarda... dirlo, se... Io sposo pienamente la filosofia di Claudio, perché in fondo sono anche loro, il mondo è anche loro, ma chi l'ha detto che non devono abbaiare? Ma dove sta scritto? Sentiamo tante cose, tanti casini per strada, se tu c'hai le finestre che danno sulla strada, sentiamo tante, e non possono abbaiare un cane, ma io dico, ma dove sta scritto? E poi ricordiamolo che abbaiare, l'abbaio di un cane è legale. Cioè non ci si è legale, sì, però sì, alle sì. 2 del mattino no. Non possono fare nulla. Ti do spazio, fino alle 11.
fino alle 11 può abbaiare? No, ragazzi, esiste comunque il servizio mute. Metti il mute. No, non c'è il mute, non c'è il mute. E allora ci scrivono al 320-239-3833, intervengono numerosi. Il proprietario del ristorante cinese ha detto peccato, era così tenero. Per amor di battuta. Allora, noi con Claudio... Adesso sta meglio, diciamo, non perché lo tenesse male, ma insomma, adesso io gli faccio fare tutto quello che vuole, quindi voglio dire, è normale che sta meglio. Io dico sempre che Bart è uno dei cani più fortunati al mondo, personalmente il rapporto che Claudio ha con il cane. Se Claudio avrà piacere, noi continueremo con questa condivisione. Assolutamente sì, bisogna raccontare anche di quando fa i suoi bisognini, di quando fa le sue avanze alle femminucce, che tutti quanti poi naturalmente lo staccano, fanno. L'ho visto in azione Bart, poi ha delle mire alte, cioè nel senso normalmente ambisce a delle signore cagnolone. Ma perché sì, a quelle anziane pure di 10 anni, ma perché poi i proprietari hanno imparato dall'educatore che non devono avere questo approccio con gli altri animali, invece sbagliano, perché nella vita di tutti i giorni, se loro fossero liberi, starebbero sempre insieme, non starebbero insomma, mai con... Abbiamo scoperto che Bart va con le MILF e con le cougar, E io lo lascio fare perché è giusto che sia così. Bravo, Claudio. Da buon papà, tu dici, da buon papà moderno dici tutto ciò che ti piace, figlio mio. Tutto. Purché maschio, tu sia felice. Femmine, tutto quello che vuole lui. Bravo. Allora, per chi ha fatto l'amore anche con un maschio, quindi insomma succede. Per chi volesse condividere la propria, le proprie emozioni canine, insieme a noi 320-2393-833. Ciao Claudio Insegno! Ciao, mi raccomando. Ciao. Bravi.